stasera, breve, brevissimo video come al solito. Riprendiamo un attimo, riprendiamo un breve video per quanto riguarda l'oracolo della canzone. Vediamo qual è la canzone di questo video. Quale sarà? Temo pure io ogni volta devo prendere le canzoni. Allora, la canzone di questo video qual è questa? Non smettere mai di cercarmi. Io non mi ricordo se l'abbiamo fatto. Sapete che non mi ricordo. Devo cercare. Ok, controllato che non l'avevo mai fatto. Non smette mai di cercarmi, credetemi. L'età avanza. E sono rincoglionita perché non lo so perché mi dava la sensazione che era stato fatto, invece no, non l'ho trovato. Andiamo a vedere allora. Non smettere mai di cercarmi. Non smettere mai di cercarmi. Bella canzone, bellissima canzone. Andiamo a vedere chi è lui. O lei, chiaramente. Beh, è una persona che non si tira indietro quando deve fare le cose. Una persona smart, una persona che pensa. E allora, potrebbe essere una persona positiva, però io non lo so perché la vedo una persona, non è proprio manipolativa, ma è una persona che sa sempre muovere le pedine esatte. O almeno sa come muovere le pedine per fare in modo che le cose si muovano come vuole lui o come vuole lei. Persona che è molto attenta nelle cose che fa ed è molto attenta anche in quello che fate voi, che fanno gli altri. Una persona che esamina molto bene le situazioni e le cose. Molto bene. E anche una persona, dobbiamo dirlo, non è particolarmente positiva, non è la persona gioviale che incontrate, no, questa è una persona molto sulle sue, molto sulle sue, una persona che ama la famiglia, qualcuno potrebbe avere anche qualche dono spirituale, quindi, però quello che mi sembra proprio palese è una persona che sta sempre molto sulle sue, ok? Rapida però, veloce, nel senso è una persona che sa osservare ma sa anche mettere a punto le mosse giuste. Una persona comunque che sa darsi, non lo so perché mi esce così, anche se è una persona che è molto sulle sue, nei rapporti d'amore, quelli veri, una persona che sa darsi. Allora, ragazzi, se non avessi avuto questa morte qui sotto, avrei detto che bellissimo il rapporto che c'è. Un rapporto che si tende a conservare, un rapporto di amore, a volte c'è anche amore incondizionato in questo rapporto. Siete l'uno lo specchio dell'altro, l'uno il desiderio dell'altro, un bellissimo rapporto, ma che sta succedendo? Perché ho questa morte a fondo mazzo? Qualcosa è successo.
Ricordo che se state vedendo questo video c'è un motivo, c'è un perché, perché c'è sempre un perché. Se siete caduti in questo video e se ho fatto questo video oggi, significa che a qualcuno deve arrivare questo messaggio. Allora, questo rapporto è stato bellissimo, ma proprio bello. Poi è andato a decrescere in qualche modo. È come se improvvisamente questo rapporto fosse diventato difficile. Difficile, questo rapporto è diventato pesante, è diventato ostico, era un continuo punzecchiarsi, il non riuscire a raggiungersi. È un rapporto che ha causato tanta ansia, tanta angoscia. Per qualcuno sono elementi esterni che hanno causato ansia, non parlo di terze persone, parlo proprio di avvenimenti esterni che hanno causato ansia. Per altri no, è stato proprio all'interno del rapporto che si sono creati una serie di disequilibri che hanno cominciato a fare tremare, tra virgolette, le fondamenta di questo rapporto, che era molto, molto, molto bello, molto bello. Adesso è come se si fosse costantemente pieni di ansia, pieni di angoscia. C'è voglia di non investire più nel rapporto, c'è voglia di allontanarsi. Due uno, due uno, va proprio a decrescere questo rapporto. Rapporto che in questo momento dà dolore. C'è dolore, c'è dolore. C'è questo continuo senso di fatica, questo continuo affaticamento, questo decrescere, questa sensazione di c'è una chiusura, c'è poco da fare in questo rapporto, nonostante quello che c'è stato di bello, c'è una chiusura in atto. Ma è una chiusura mentale, ok? Più che una chiusura vera e propria, c'è una sorta di chiusura mentale, c'è questo decrescere, questa sensazione di una montagna che separa. Quello che sembrava che era piccolo, la separazione piccola, quello che era la cazzata, scusate l'espressione, è diventato un fiume che vi separa. Quello che era un semplice litigio banale è diventata una guerra. Tutto però nella vostra mente. Nella vostra mente c'è ansia, c'è la vostra o quella dell'altra, c'è ansia, c'è angoscia, c'è desiderio di allontanarsi, di chiusura. Nonostante si sappia che è avventata questa mossa della chiusura, perché si percepisce che questo rapporto forte, però in questo momento è come non si sapesse fare altro. Vi dico comunque, giustizia e giudizio. Dalle ceneri rinasce la fenice, no? In qualche modo l'amore la vince in questa stesa. Non smettere mai di cercarmi. Avevo sottovalutato il titolo. In qualche modo l'amore vince in questa stesa. Il sentimento vince. Quando tutto sembra perduto, guardate, anche dalle radici escono le foglie, da quello che un fusto che non ha nulla, nasce una piccola foglia. Quando tutto sembra perduto, qui si ricomincia, si ritrova l'equilibrio, ci si riparla, ci si affronta, si rinasce. Oggi però c'è tanto dolore, ve lo dico. C'è dolore, c'è allontanamento. Ma quando tutto sembrerà perduto, questa storia rigermoglierà. Ma perché? Non smette mai di cercarmi. È l'amore che la fa germogliare.
perché non si smette mai di amare qui in questa stesa. C'è tantissimo amore, tanto, tanto, tanto. Però poi ci sono dei divari che continuano a crescere e che non si riescono a colmare. Le incomprensioni, delle fratture che non si riescono più a colmare. Non smettere mai di cercarmi. Bella questa stesa. Eppure non me l'aspettavo, quasi non volevo farla. Ok, fatemi sapere se in qualche modo vi ha risuonato, perché se abbiamo preso questa carta oggi e se voi avete visto questo video, significa che dovevate ascoltarlo. Ok? Perfetto, vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento con gli oracoli della canzone. Per adesso, bye bye.